Messe aperte al pubblico sospese, la preghiera si fa a casa e si condivide sui social. L'emergenza coronavirus ha imposto delle restrizioni anche per le attività pastorali e per gli appuntamenti della Quaresima, ma la tecnologia aiuta e accompagna le comunità in questo momento di digiuno dalle celebrazioni. Parroci e comunità religiose celebrano in privato e si organizzano per consentire di seguire la messa, il rosario e altri riti come la Via Crucis, collegandosi su Facebook e su altri strumenti. Prima di tutto resta però una parola di conforto e la preghiera per i malati, gli anziani e le persone fragili, mettendosi così a disposizione per le necessità spirituali e materiali. Tra le iniziative, Don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo a Termoli, ha pensato di scrivere una lettera indirizzata proprio al coronavirus come un momento di riflessione e di vicinanza alla comunità che confida nella fede come punto di riferimento, in particolare in momenti di fatica e difficoltà come questo. Caro coronavirus, non tanto credo davvero che sei caro, ma solo per essere in assonanza con tutti quelli che scrivono una lettera e in genere per abitudine iniziamo così. Sei entrato nella società con prepotenza e senza invito, sgradito e non atteso ospite. Mi permetto di dirti con tutta franchezza che sei troppo invadente, inopportuno, intollerato e soprattutto sei un ladro. Sì, perché ci rubi la salute, ce la rubi subdolamente, utilizzando le relazioni sociali, la vicinanza, il contatto, una stretta di mano, un abbraccio, che dell'uomo sono i caratteri che lo connotano e lo rendono particolare, unico. Tutto il mondo ormai ti sta dichiarando guerra per sconfiggerti. Sarà dura, costa molto, ma ce la faremo. Anche perché la tua prepotenza ha degli effetti collaterali che saranno la tua sicura distruzione. Tu arrivi, ti imponi, semini morte, annunci catastrofi, gioisci della pandemia, ma sappi che tanti si stanno mobilitando e stanno scoprendo la gioia di dare, di dedicarsi, di porsi al servizio. Hai dato lo start per una maratona solidale. Vedi quanti medici, operatori del mondo sanitario lavorano con senso di abnegazione e dedizione totale, quanti si offrono volontari per distribuire cibo e medicinali. Un altro effetto collaterale che dichiarerà la tua morte è la forzata reunion familiare alla quale ci stai costringendo. Lo stare a casa ci fa riscoprire il focolare domestico, luogo primario di relazioni. Stai suscitando e ingegnando la mente di tanti che, utilizzando i media, si inventano nuove forme comunicative e partecipative. Sappi che noi per ora restiamo a casa e questo ci toglie il respiro, ci mozza il fiato, ma ci procura nuove boccate d'ossigeno, nuove relazioni, nuove e inesplorate intensità e sinergie, e non come te che ci togli il respiro per rubarci la vita. Sappi che se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. E allora, più distanti oggi per abbracci più forti domani. Coraggio, fratelli. Mettiamo in pratica le raccomandazioni precauzionali che ci hanno dato e di sicuro torneremo a vivere. Dopo la notte non può che sorgere un'alba nuova. E ricordiamoci, nel buio non malediciamo l'oscurità, ma accendiamo il nostro fiammifero. Buona domenica a tutti.